Presidente Salvan, siamo a Loreo, questa conferenza, dibattito per quanto riguarda birra e per quanto riguarda le opportunità che potrebbe dare questa malteria al territorio del Polesine. Di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di numeri molto importanti perché il settore della birra a livello nazionale e non solo sta registrando intanto un crescendo costante di consumo e quindi anche di produzione. E in questo caso il progetto è sicuramente meritevole di attenzione, tant'è che la Coldiretti Nazionale lo ha sposato in pieno già alcuni anni fa, perché può veramente dare una svolta anche a quell'autoapprovvigionamento e a quell'autoproduzione nazionale per una produzione di qualità e che si basi su una filiera a favore anche del mondo agricolo del nostro territorio. Ecco, qua è una zona prevalentemente per cereali, quindi che opportunità sarà e che quanti ettari secondo lei potrà essere compresa questa operazione? E considerando che in Veneto già coltiviamo circa 20.000 ettari di orzo annui mediamente, la malteria che c'è in progetto di costruire richiederà circa 10.000 ettari soltanto per il fabbisogno di questa importante struttura, che potremo suddividere tra le tre province di Padova, di Rovigo e di Ferrara come prossime allo stabilimento. Quindi è sicuramente un grande progetto che può creare una filiera molto positiva e economicamente meritevole di attenzione sul nostro territorio e che può essere veramente un esempio da portare a livello nazionale, in quanto può consentire a tutti gli operatori che saranno coinvolti, quindi dagli agricoltori al trasformatore e poi anche ai trasformatori finali, di creare un percorso economico di grandissima validità.